questi mesi, è stata un po' dura all'inizio, immagino. Guarda, ti dico, è stata durissima dal punto di vista, cioè l'operazione in sé è andata capita tranquillamente, però la riabilitazione veramente è stata durissima, durissima. E poi comunque c'è sempre no, il fatto di dire chissà, tornerò come, capito? Per dire, era il mio primo, spero anche ultimo, incidente grave. No, però sono fiducioso, il ginocchio funziona alla grande, funziona benissimo. Niente, da mettere al lavoro. Sì. Ma durante No. l'estate hai fatto Eh lavoro sì, io durante specifico? l'estate ero a Jesolo con Ivone, con Michelini che mi ha seguito, diciamo è grazie a lui anche se domenica era in campo, nel senso perché se non lavoravo in quel periodo lì estivo mentre tutti gli altri erano fermi, a quest'ora era ancora lì, era ancora indietro, Quindi non hai sicuro. mai staccato, No, alla diciamo. fine no, quest'anno mai, niente. Niente lavoro. Però diciamo che nella sfortuna sono stato fortunato perché il periodo che il campionato era fermo, Sì. io ho guadagnato quei 2 mesi e mezzo, capito? I medici ti hanno detto questo, No, i diciamo, che medici dovevi mi hanno dato toccare l'ok, con... sono andato anche a Roma ripetute volte. Diciamo che da quando mi sono fatto male almeno una volta al mese ero sempre a Roma, capito? Adesso devi Quindi tornare. no, adesso da che sappia io no, eventualmente proprio avanti quelle classiche visite di controllo, la prassi, capito? Però penso di no. Se le cose vanno bene, come stanno andando, penso di no. Infatti Mariani, il professore che mi ha operato, mi fa arrivederci a mai più. Per una pizza. Senti, invece tornando al campo, sto notando che ormai tu qua sei da un po' di tempo della vecchia guardia, siete rimasti in pochi, insomma, di quelli della C1, Sì, tu, adesso se non sbaglio, Bovo col fatto e che mi ha Cano. deviato Toh, se non sbaglio io, Bovo e Cano. Cioè, non vorrei dimenticarmi nessuno, penso. Perché anche Cesare è andato via. Diciamo Sì, che è rimasto esatto. Petrassi che è fuori rotta. È Il tuo rimasto qui. amico Il Marco. mio amico, capito? Niente, adesso. Che dire, per quanto riguarda lui, è normale, è sempre un mio carissimo amico e spero che il prima possibile possa risolvere un po' quella che è la sua situazione, è normale, gli auguro il meglio, ci mancherebbe. Senti, questi nuovi gruppo che si è formato invece. Ma guarda, è spettacolare, cioè veramente, io da quando sono qui ho avuto anche la fortuna che i nuovi che sono arrivati, e non sempre capita, sono onesto, si sono integrati alla grande, capito? Poi come hai detto te, della vecchia guardia siamo rimasti in tre, quindi sono più i nuovi, capito? Però assolutamente, al di là di quello, ci troviamo anzi benissimo, poi alcune cose nascono subito a pelle, no? La chimica, quella cosa lì. Poi, non so, si può anche vedere in campo fra di noi, capito? Anche voi che venite a vedere gli allenamenti, così la gente si vede quando un gruppo è unito. Poi comunque c'è il mister che da questo punto di vista è un ottimo collaudatore, come dico io. Quindi niente, ci servirà tanto questa composizione, diciamo. Senti, il mercato è finito, però quest'estate tu hai parlato di una tua eventuale cessione, la società ha detto qualcosa oppure non c'è mai stato niente, qualche squadra interessata Guarda, ti a te? dico la verità, assolutamente, cioè, anche perché ti dico in primis la mia intenzione era quella di rimanere qua perché comunque per il problema che ho avuto io era iniziare il lavoro e finirlo comunque con lo staff del Padova che mi ha seguito. Comunque al di là di quello io ho letto solo una volta cioè, su internet che c'era una cosa riguardante il Verona, infatti tutta la gente in continuazione mi chiedeva ma vai a Verona, non vai a Verona, io guarda, penso proprio di no, assolutamente. No, come ho detto io. Sto benissimo qui e niente, io spero che comunque la mia avventura qua possa continuare il più a lungo possibile, se non, come sempre dichiarato, se non per sempre, però è normale, per sempre nella vita non esiste, non si può mai dire. Ho detto, la mia intenzione è quella di stare qui il più a lungo possibile, come Anche perché il mister, insomma, ha detto che punta su di te, detto. quindi già Ma per... sono parole che ti dico, nella mia situazione mi danno anzi ulteriore coraggio e forza, diciamo così, perché sembra quando arrivi a una fortuna così non sai mai, dici chissà adesso com'è la situazione, però se me l'ha detto lui sono assolutamente tranquillo, capito? Assolutamente, anzi sono ancora più carico, no? Come si suol dire. Senti.